Dopo il successo dello scorso anno, il CETRI Tires torna a premiare i progetti scolastici e cinematografici che vanno nella direzione della terza rivoluzione industriale. Anche quest'anno i premi sono simbolicamente ricavati da materiali di scarto sottratti allo smaltimento e destinati a nuova luminosa vita secondo i principi dell'economia circolare. È vero che noi dobbiamo mettere in campo delle strategie di contenimento del cambiamento climatico, è vero che dobbiamo cambiare il modello energetico, però mentre noi buttiamo fuori l'acqua dalla barca che sta affondando, là dalla falla continua a entrare ancora più acqua. Se noi non interveniamo subito sui giovani, ma direi addirittura alle medie, alle elementari e alle scuole materne, e continuerà a entrare acqua dalla falla, nel senso che il pensiero fossile continuerà a prolungarsi nelle prossime generazioni. I giovani devono essere i primi a capire che non c'è più futuro nell'economia fossile e che dobbiamo cambiare completamente il modello energetico, anche il modello economico, e redistribuire la ricchezza. E a livello delle scuole medie e medie superiori si deve incominciare a capire che il nuovo modello economico significa lavoro da subito per loro. Tre i premi conferiti. Il primo va all'Istituto di Istruzione Superiore Benvenuto Cellini di Firenze per la progettazione di una stazione meteorologica denominata MIT Meteo. Il secondo all'Istituto Professionale per i Servizi Sociosanitari di Tortora in provincia di Cosenza per la realizzazione del parco naturalistico Archeo con la professoressa Antonella Palladino. Infine il terzo ad ex aequo a due scuole di Civitavecchia che lo stanno realizzando insieme in perfetto stile collaborativo, gli istituti tecnici Marconi e Calamatta, per il progetto CUSP, compostaggio dell'urbano sistemico e portuale. Col direttore nostro dell'ufficio di Bruxelles, col comitato scientifico, le prime volte che abbiamo fatto incontri nelle scuole è stato nel 2010. Poi da qualche anno a questa parte abbiamo iniziato anche a premiare progetti con un requisito molto importante, cioè che siano progetti nati all'interno delle scuole, non progetti calati dall'alto ma fatti proprio su iniziativa degli studenti. Questi progetti logicamente devono avere temi green, devono avere una ricaduta positiva sulla tutela dell'ambiente e devono avere anche un senso di partecipazione nei confronti anche della cittadinanza. Non deve essere un singolo a portare avanti un progetto, ma viene premiata la scuola che con i suoi studenti, i suoi professori realizzano poi questo progetto. Tra i premiati anche la tesi di laurea di Federica Santi, dedicata all'assorbimento della CO2 del verde con uno studio applicativo nel quartiere ecosostenibile di Ecovillaggio di Montale in provincia di Modena. Questa tesi, raccontata all'interno del primo ebook di Ecovillaggio, ha il merito di aver realizzato uno studio che permette di monitorare e comunicare alle agenzie per le energie sostenibili i dati di assorbimento e di emissioni evitate di CO2 in Ecovillaggio. Ecovillaggio rispecchia, diciamo, i miei ideali, quelli che potrebbero essere utili, o anzi sono di sicuro utili per il nostro futuro, quanto appunto essendo un progetto totalmente ecosostenibile che ha a che fare con tutte le innovazioni tecnologiche per quanto riguardano appunto l'architettura e la bioarchitettura. E il mio studio è andato a completare tutto ciò con diciamo uno studio su quanto la vegetazione e il progetto del verde possa essere utile a nuove costruzioni per mitigare gli effetti del calore solare e anche dell'ombreggiamento e con il sequestro della CO2 e emissioni evitate appunto di CO2. Fare un bilancio e quindi ovviamente in positivo, in cui siamo riusciti a dimostrare che nell'ecovillaggio siamo in grado di addirittura stoccare 400 tonnellate in più in questi anni in cui è stato realizzato, avendo zero emissioni. Il premio di oggi vuole portare il mondo della sostenibilità all'interno delle scuole, lo consigli? Certo, io ho fatto un'esperienza nella facoltà di agraria di Bologna, quindi sono totalmente pro queste tematiche fin dalle scuole superiori o anche medie, insomma. Al termine della cerimonia, la proiezione del film Domani, a cui ha partecipato anche Jeremy Rifkin e che è stato insignito del premio speciale di Rinnovabili.it. Ogni anno noi vogliamo premiare un film, magari non conosciuto al grande pubblico, anche se il film che premiamo quest'anno Domani in Francia ha avuto 2 milioni di spettatori. Perché lo premiamo? Perché, come è successo in Francia, non ha la solita distribuzione cinematografica, cioè classica, quella dei cinema, ma viene presentato nelle scuole. Noi siamo la realtà, il centro studi che ha promosso più visioni di questo film, ne abbiamo fatte più di 100 solo in questo anno e contiamo anche nel prossimo anno scolastico e in quelli successivi di arrivare anche a sopra le 1000 scuole che visioneranno questo filmato. Il film non è solo il film,
comunque facciamo una presentazione iniziale e poi, quando abbiamo l'occasione, come è capitato anche questi ultimi giorni dell'anno scolastico, facciamo anche un dibattito invitando realtà locali che possono tranquillamente essere rappresentate nel film, perché il film racconta 10-12 storie in giro per il mondo. Quello che in Italia vogliamo mettere in evidenza è proprio questo, cioè guardate che ci sono già in Italia delle realtà che voi vedete in questo film, quindi non è un film, è la realtà.